Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi un video ricetta. Vi preparerò la pasta con le melanzane, i pomodorini e la pancetta. Vi auguro una buona visione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e commentate per supportare il nostro canale. Un bacio da mamma formica. Ciao. Bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo un primo, anzi un sughetto per preparare un primo. Oggi faremo pasta con melanzane, pomodorini e pancetta. Andiamo a vedere subito gli ingredienti. Pomodorini di Pachino, una melanzana, cipolla e una vaschetta di pancetta a cubetti. Adesso vediamo come si prepara. Innanzitutto prendiamo il nostro tagliere e cominciamo a tagliare la cipolla piccolina. Tu la mangi questa pasta? La Quale? pasta con pomodorini, melanzane e cipolla? Sì. Togliamo la cipolla, piccola piccola. Adesso la vado a mettere nella ventola, nella padella. Dopodiché prendiamo la nostra melanzana. Tagliamo la parte che non ci serve e la tagliamo a cubetti. Ora la metto in un piatto. Mano a mano che la taglio. C'è la pancetta che vi dicevo. Dopo aver tagliato a cubetti le melanzane, andiamo a tagliare in quattro i nostri pomodorini. E li mettiamo in un altro piatto. Frattempo sto finendo di tagliare i pomodorini. Sono tagliate. Passiamo dopo vicino. Aver tagliato tutte le nostre verdure, facciamo appassire la cipolla in un po' di olio extravergine di oliva. Accendiamo il fuoco e successivamente aggiungiamo le nostre verdure, sia le melanzane, i pomodorini. Passiamo la cipolla. E poi aggiungiamo sale, pepe nero e prezzemolo. La nostra cipolla si è imbiondita, andiamo ad aggiungere le melanzane. E i pomodorini. Poi aggiungiamo un po' di sale. Del pepe nero, pochissimo, e il prezzemolo adesso lo andiamo a prendere. Io aggiungo ora un po' di passata. Così viene più colorito.
Quando le verdure saranno cotte, aggiungiamo la pancetta, come dicevo prima che suonasse il telefono. Vado a prendere il prezzemolo e lo mettiamo. Io quando ce n'è tanto che me lo regalano, perché qui lo regalano nei supermercati, lo trito e lo congelo. Quindi ora mettiamo il coperchio e lasciamo cucinare per una decina di minuti. Il nostro sughetto è in cottura, ho aggiunto anche delle foglie di basilico. Ancora le nostre verdure non sono cotte. Sono passati 10 minuti, quindi ci vorrà qualcosina in più di 10 minuti. Ricopriamo col coperchio e facciamo cucinare un altro pochino. Le nostre verdure sono cotte, andiamo ad aggiungere la pancetta. Facciamo cucinare un altro pochino, poi spegniamo e aspettiamo che la pasta è pronta. Il nostro sughetto è quasi pronto. Ora passo dalla registrazione con lo smartphone perché mi viene più comodo. Ultimo pezzo. Guardate qui. Pomodorini, melanzane e pancetta. Adesso spegniamo il fuoco e prepariamo la pentola per la pasta. Mettiamo la pentola sul fuoco. Andiamo a pesare la nostra pasta. Noi mangiamo tanta pasta, per 3 persone faccio 300 grammi di pasta. Tanto, ora la tolgo un pochino e faccio 300. Io farò i 6 dani rigati della Barilla oggi. Allora, abbiamo messo la nostra pentola sul fuoco con del sale e poi abbiamo versato la pasta. Questa pasta la facciamo cucinare per il tempo indicato nella confezione. Quella che ho scelto io oggi erano i 6 dani rigati della Barilla, che devono bollire per 12 minuti per essere al dente. Poi se la fate bollire qualche minuto in più diventa più morbida. Ogni tanto la mescolavo e poi l'ho scolata e l'ho versata nel condimento, e mescolandola per bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. E devo dire che la nostra pasta melanzane, pomodorini e pancetta è davvero buona e gustosa. E io poi l'ho consumata con del grana grattugiato, che se volete potete anche amalgamare insieme agli ingredienti per farla ancora più gustosa e saporita. Una volta che gli ingredienti sono ben amalgamati, la andiamo ad impiattare. Adesso vi faccio vedere anche il piatto finito. Vi ho fatto un bel video della pasta impiattata e poi vi metto la foto alla fine. Spero che questo piatto vi sia piaciuto. Allora, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se volete la potete riproporre a casa, fatemi sapere se l'avete fatta e come vi è venuta. Se vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate. Vi aspetto con altri video sul mio canale al più presto. Ciao, un bacio. Ciao ciao.